Buongiorno e bentrovati. Buon giovedì 22 giugno. Oggi la Chiesa ricorda San Paolino da Nola, del IV secolo, che fu vescovo appunto di Nola, e Giovanni Fisher e Thomas More, martiri, che vennero uccisi da Enrico VIII quando creò la Chiesa anglicana con lo scisma anglicano per poter passare a nuove nozze. Tommaso Moro, tra l'altro, era pure amico di Enrico VIII, ma rifiutò l'atto di supremazia con cui il re si nominò capo assoluto della Chiesa e per questo venne ucciso. Tommaso Moro era una persona di grandissima levatura intellettuale e fu però coerente con la sua fede fino in fondo, con semplicità e animo lieto, andando incontro alla morte con lo spirito dei veri martiri. Ci affidiamo alla sua intercessione e chiediamo di essere sempre fedeli alla fede cattolica. Sempre. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. In Luca le quattro beatitudini sono simmetriche ai quattro guai. Beati voi poveri, guai a voi ricchi. Beati voi che avete fame, guai a voi che siete sazi. Beati voi che piangete, guai a voi che ridete. Ora, la simmetria di queste affermazioni ricorda precisamente il modo di parlare, lo stile degli antichi profeti. Gesù, figlio di Dio, è l'ultimo e definitivo profeta e si inserisce in questa importante tradizione. Guai a voi ricchi, il mondo intero dice beati ricchi. Gesù dice guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione. I poveri in spirito, sono coloro che non si attaccano alla ricchezza di questo mondo, ma sanno che devono aspettare da Dio la ricchezza vera. E così coloro che piangono nel mondo, confidando solo in Dio, sanno che devono aspettare da Dio la gioia vera che Lui solo può dare. E i veri discepoli di Gesù non si preoccupano che tutto il mondo dica bene di loro. Qualcuno sarà contento, altri no. I falsi profeti sì. Dicono le cose del mondo e il mondo le ascolta. Invece i veri profeti dicono le cose di Dio e trovano ascolto ma anche rifiuto. Tommaso Moro, per esempio, Giovanni Fisher e tanti altri fedeli cattolici dicevano la verità, dicevano che solo il Papa è capo della Chiesa e che non è lecito al re ripudiare una moglie se è sposata secondo l'insegnamento della Chiesa, secondo verità, e che non è lecito che il re sia capo della Chiesa e per questo andare incontro alla morte, pur di essere fedeli alla verità della fede cattolica. Che il Signore ci aiuti a vivere nello spirito delle beatitudini e ad essere sempre fedeli alla vera fede, senza cercare l'applauso del mondo, ma cercando solo il conforto di Dio. Buona giornata. San Giovanni Fisher prega per noi. San Tommaso Moro prega per noi. San Paolino prega per noi. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.